Allora, prima di tutto, perché la Protezione Civile? La Protezione Civile è quell'organizzazione che in ragioni di condizioni di precarietà e soprattutto di eccezionalità interviene. Mi rendo conto che sia singolare questa cosa delle attività produttive, ma stiamo parlando di un bene pubblico. Il compendio di cui stiamo parlando è un bene pubblico di proprietà del Comune, dove la disponibilità delle risorse vengono assegnate alla Protezione Civile perché le ragioni di precarietà e di eccezionalità trovano nelle competenze della Protezione Civile la capacità di intervenire dal punto di vista progettuale e realizzativo in termini compatibili con una condizione di non banale legata alla riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni capannoni che oggi garantiscono 100 posti di lavoro. In un luogo, la montagna, peraltro in un luogo dove non ci sono, a differenza di altre zone, consorzi industriali che sono di solito si occupano di queste cose. Quindi è un intervento straordinario che si fa a beneficio di un bene pubblico, dove la regione mette alcune parte dei soldi, un'altra parte consistente la mette il comune farà le cose che la riguardano e in particolare sul tema impiantistico. Le competenze della Protezione Civile sono in grado di dare quelle risposte in termini procedimentali, progettuali e realizzativi. Questa è l'unica ragione, per la quale abbiamo deciso di intervenire, soprattutto per garantire i posti di lavoro. Mi sembra una cosa importante sul quale nel momento in cui sei a rischio qualcuna cosa devi mettere in moto tutti gli strumenti straordinari che hai a disposizione. Noi pensiamo che la Protezione Civile sia l'unico strumento con il quale poter garantire questo tipo di risultati. Grazie, vicepresidente.